Secondo attacco in due giorni contro i cattolici in Burkina Faso. È successo ieri nella stessa regione, teatro domenica scorsa del raid di 20 jihadisti che hanno ucciso il parroco di Dablo e altri 5 fedeli e hanno anche incendiato la chiesa. 4 uomini che stavano riportando in chiesa la statua della Vergine dopo aver partecipato ad una processione sono stati assaliti e uccisi da uomini armati nei pressi del villaggio di Singa. I terroristi prima hanno lasciato andare i minori e poi hanno ucciso i 4 adulti e hanno distrutto la statua. I cristiani in questo frangente evidentemente sono un obiettivo sensibile per queste formazioni jihadiste. Innanzitutto perché i cristiani vengono associati all'Occidente, al nemico di sempre. Come reagire, difendersi da questi attacchi? Una cosa è certa, bisogna evitare di cadere nella trappola della provocazione. In sostanza bisogna evitare lo scontro delle civiltà. Non a caso ai funerali del sacerdote, di cui sono state celebrate proprio ieri le esequie, erano presenti non solo cristiani, fratelli delle chiese separate e protestanti, ma anche molti musulmani. Il che significa in sostanza che la religione non può essere strumentalizzata per ragioni, motivi eversivi.